In matematica impertinente, l'iniziativa del progetto Gutenberg parte dal liceo Galluppi di Catanzaro e toccherà tutte e 5 le province calabresi, eventi fino al 7 giugno. Il matematico impertinente Pier Giorgio Odi Freddi, ospite del progetto Gutenberg. L'iniziativa, giunta alla 12ª edizione, partita dal liceo Galluppi di Catanzaro, coinvolge 37 scuole in tutta la Calabria, è diventata una vetrina culturale di rilievo nazionale. Concepita come una fiera del libro, proporrà in tutte e 5 le province calabresi eventi fino al prossimo 7 giugno. Il servizio di Emanuela Gemelli. Gutenberg 12, tante sono le edizioni della Fiera del Libro, della Multimedialità e della Musica, partita dal Liceo Classico Galluppi di Catanzaro, una manifestazione che oggi si avvale del contributo organizzativo della Fondazione IMES e dell'Associazione Gutenberg e coinvolge 37 istituti scolastici di ogni ordine e grado in tutte e 5 le province calabresi, numeri che danno il senso della grandezza di un'iniziativa che è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo ordine nel panorama culturale nazionale. La Calabria non è solo 'ndrangheta, la Calabria non è solo malaffare, la Calabria sono le migliaia e migliaia di ragazzi che con progetto Gutenberg è una delle vie per rigenerare questa regione. Ecco, noi abbiamo questa ambizione e questa convinzione. Il tema 2014 scelto dal liceo catanzarese intitolato Pasquale Galluppi è di estrema attualità. Natura, artifici e storie. La natura noi sappiamo bene che in questo momento è aggredita da tanti fattori che mettono a repentaglio addirittura la sopravvivenza del pianeta. Gli artifici dell'uomo spesso sono stati la strada per cui la natura è stata contaminata, le storie. Se gli uomini non narrassero la propria storia, non esisterebbe memoria alcuna di tutti gli eventi, di tutte le trasformazioni che nel mondo avvengono. Tra le presenze di punta all'Auditorium Casa di Nuovo a Catanzaro, il matematico impertinente Pier Giorgio Odi Freddi ha presentato il suo Come stanno le cose, una rilettura scientifica di Lucrezio. Lucrezio è uno scrittore moderno perché racconta praticamente la scienza di oggi. È straordinario, è di 2000 anni fa, ma sembra di leggere un libro di oggi. E il motivo per cui appunto l'ho tradotto e commentato è proprio questo, perché permette di fare un ponte tra l'umanesimo, la poesia altissima e la scienza contemporanea.